Benvenuti, buon pomeriggio, via la musica, momento solenne, Pokémon Rubino. È un momento molto nostalgico per quanto mi riguarda perché è stato il gioco che mi ha veramente dato uno spintone nel mondo del competitivo. Ve lo volevo portare, perché non Smeraldo? Smeraldo ovviamente è una versione migliorata di Rubino, ma io ho cominciato a muovere i primi passi competitivamente proprio sul Rubino, non su Smeraldo. Smeraldo poi ci ho fatto 700 ore di gioco. Ma terza gen, Rubino. E allora, ragazzi, diamo il via alle danze. Pelle d'oca, ragazzi, pelle d'oca, pelle d'oca, pelle d'oca, sto perdendo la testa. DJ, grazie mille per l'abbonamento regalato e ragazzi, me lo fate fare un'immensa congratulazione, ma veramente grossa così, anzi di più grossa così, fuori proprio dal green screen, a Claudione per la grafica incredibile. Io gli ho dato qualche hint, qualche ideina che avevo, ma raga, il resto l'ha fatto lui. Paolo De Marinis, grazie mille dell'abbonamento, grazie mille. Io vi inviterò ovviamente a seguire questa serie di live che, badate bene, non va a sostituire la live serale competitiva, perché noi quello facciamo, giustamente, delle ore 18, ma 2 o 3 volte a settimana in background, e oggi, domani, batteremo il ferro finché è caldo. Ci divertiamo con un po' di live gameplay, aspettando i DLC, aspettando la serie 7, aspettando quella che sarà l'uscita di PS5, perché poi da novembre cominceremo a streamare anche con PS5, insomma, insomma. Grazie mille, Toon, anche per il check audio, sto controllando la chat dei moderatori. Vedete se riuscite a sistemarvela voi quella questioncina grafica di cui vi ho parlato poc'anzi. Che starter ci sono in Rubino? Trico, Torchic e Mudkip. Dovremo assolutamente vedere di fare un bel lavorino, ragazzi. Nel mentre anche Maurone regala un abbonamento a Lady Fra. Grazie mille, ragazzi. Grazie, grazie, grazie. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Miche, le immagini che ho mandato dentro il gruppo Telegram erano per farvi capire se riuscite a fare meglio. Sì, meglio, perché quelle effettivamente sono un po' sfocatine. Bene, ragazzi, io direi di cominciare, perché ora c'è da scannarsi veramente. Tommaso, Tommaso. Ue ammo, anche se non ci... Anche se con interessi oramai differenti la mia subtel... Sono troppo emozionato per leggere. La mia sub e te sono insuperabili. Ti amo e ti amerò per sempre. Grazie mille, Tommy. E grazie mille anche a 20Z che si abbona con un livello 1. Peraltro, ragazzi, poi dovremmo fare un discorso sul livello 1. Ho bisogno di aumentare il numero di livello 1, però non voglio essere commerciale. Ora vedremo un po' qualche reward in più. Magari le discutiamo insieme, le discutiamo. Ma questa è una cosa assolutamente secondaria, perché qui... Mo... Ma darci dentro il buon Teone, i brividoni, dai, è un unico obiettivo in comune: asfaltare Rocco Tanica. Esatto. Ma perché Rocco Tanica? Ah no, ho sbagliato. Questo era il salvataggio che avevo di come uccidere un momento romantico. Questo era il salvataggio open recent, eccolo qua. Era il salvataggio che avevo. Questa è una ROM, chiaramente, ragazzi, ma è legale farlo perché sono legittimo possessore di 4 copie di Rubino. Quindi posso assolutamente giocare una ROM. È legale, è legale. Nuovo gioco. Allora. E qui, amici miei. E qui. E qui. E
Ho quattro rubino perché alla fine ne... c'ho il mio, uno in inglese, uno l'ho comprato usato a 10 euro, un altro a 15. Che non comprarlo. Ho anche tre zaffiri e due smeraldi. Non mi piace proprio la terza generazione, per niente. Allora ragazzi, poi vi ricordo dopo le 18 Battlespot, insomma, vabbè, lo sapete. Nuzlocke, no, la voglio fare Natur. La voglio fare Natur con voi. Però Natur. Bonzo, decimo mese, come non si può rinnovare con Rubino anche se Zaffiro è superiore? Punti di vista. Beh, in effetti nel Zaffiro c'è Team Acqua, quindi non posso darti torto. Però per una volta voglio essere Team Magua, ragazzi. Allora. E qui, cari amici, Aurone, se metto quel nick lì su Twitch, duro quanto da Natale a Santo Stefano. Qui ora c'è da... vediamo un po'. Ciao Erminio! Cagliostro, regala 5 abbonamenti. Cazzarola, Cagliostro, grazie mille. Grazie mille, ragazzi. Grazie, grazie, grazie. Bimbo bimba. E qui. Già, primo crocevia. Visto Rocco Super 4, tu dovresti chiamarlo Elio. Dovresti chiamarti Elio, ma perché? Cagliostrone, grazie mille, grazie mille. Giorgione, che bello che festeggiare l'anniversario il giorno in cui iniziano i miei primi Pokémon. Io li ho avuti tutti e tre, anche Verde Foglia. Li ho avuti tutti, ovviamente. Grazie mille, Giorgione, grazie mille. Bimba, bimba, bimba. Si fa girl per una volta? Si fa sempre bimbo? Dai, si fa un po' di... portiamo un po' di rosa. Dai, questo lo decido io. Non lo so, via. Comunque sono molto contento di vedervi belli coinvolti, ragazzacci. No, non è una Nuzlocke, non è una Nuzlocke, ragazzi, non è una Nuzlocke, me lo voglio giocare in Natur. Decidiamo insieme cosa fare, quello sì, sempre, ovviamente, perché sennò, insomma, non ha senso fare il gameplay. Dai, andiamo di bimba. Si fa sempre bimbo. Io direi di chiamarci Teresa. No. Allora. E qui. O si mette Suor Pardina. Vediamo se c'è. Intanto non c'entra neanche. Pardina c'entrerebbe proprio. Accesca non c'entra, ragazzi. Tiziana come la mamma di Maurone. Ma perché? Che cazzone che sia. Parda, no, Pardina. Ferragna, no. Santa Ferragna, che c'entra. Vediamo un po'. Mods Satta. Si potrebbe chiamare Satta per... Satta ci starebbe, ragazzi, eh. No, fermi, perché abbiamo polpa. Allora, fermi. Sì, io ho letto un'idea in chat che se entra è quella. Ragazzi, c'entra. Io propongo su vostra proposta, diciamo, propongo fortemente Zlatana, che mi ispira veramente tanto. Vi prego, passatemi Zlatana. Fato, perché? Perché no? Zlatana ci sta. Guarda che caso. Simone va a fare un tip su TP, sulla pagina TP. Ho messo le notifiche mentre siamo proprio in live. Grazie mille, Simone, grazie mille. Hai sbloccato i contenuti su TP. Grazie. Dai, Zlatana ci sta, ragazzi. Mi sembra abbastanza cazzara. E in tema. Cioè, l'altro se ci siamo chiamato Pioli, voglio dire. Possiamo, no? Zlatana è il suo, cioè.
Allora, tu sei Zlatana e stai traslocando a Albanova. Vabbè. Preparati, Albanova. Zlatana sta arrivando. No, ragazzi, non ci credo, siamo in terza generazione. Edkin, quale migliore occasione per rinnovare l'abbonamento? Perdone, una domanda. I contenuti su TP sono a pagamento unico mensile? Madkip unico starter, mensile. Con 2 euro sblocchi tutto il mese, tutti i contenuti a 2 euro. Già mi scoccia anche chiedervi soldi addizionali, ragazzi. Lo sapete e mi conoscete. Però quando ci sono contenuti che implicano tanto lavoro mio e anche di altre persone dietro, bisogna in qualche maniera... Zlatan, regala Antimus. Mamma mia, ragazzi, dove siamo? Dove siamo? Perdo la testa. Appena possiamo mettiamo la velocità a 3, eh. E qui. Che host, ragazzi. Andiamo a assistere. No, niente velocità. Si velocizza solo in casi dove proprio c'è bisogno. Bombo Martini! Terzo per me, perdone. Buongiorno, grazie mille Bombo. Grazie anche a 8cloud. Pardo, ti si vuole bene. Vai alla conquista di Ione, spacca tutto. Se non lo fai sei un tacchino, ma anche 2 tacchini. Considerando che sto ingrassando veramente. Che ore sono? 2:15, va. Spaccato. Squapale. Zlatana vuol dire che ti tocca Blaziken per mantenere l'identità di Martial Artist. Non lo so, ragazzi. Io ho una preferenza, ma non la dico. Poi facciamo ovviamente la cosa che facevo sempre. Stile di lotta, facciamolo fisso, dai, questo ve lo concedo. Io le mettevo io. Quelle mettevo io di cornicina, che la cambiavo sempre. Mi sembra questa, però su Rubino ci si addice poco. Ci vorrebbe qualcosa di un po' più rossastro. Questa. Che ovviamente non ho salvato. Bravo, Pardella. Ah no, l'ho salvato. Posto. Io, ragazzi, come potete immaginare, sono innamorato della terza generazione. Mi piacerebbe, Rubino, via via, se si può, portarvi a giocare anche Mara, Joelle. Tutti coloro con i quali, appunto, l'abbiamo giocato in passato. Ah, ma che stupido, devo andare nell'erba. Ora arriva Galliani e mi vuole portare al Monza. Sono delle fave. Ah, già devo andare di là. Non devo andare nell'erba. Madonna, l'avrò giocato 37.000 volte. Antonio Cavaliere si è convertito da Prime Gaming all'abbonamento livello 1. Grazie mille, Antonio. Grazie mille. Ho bisogno di tanti livello 1 piuttosto che Prime, che vanno benissimo per riuscire a mettere in atto 2 progetti su tutti. Ora io non posso, né ve li direi comunque anche potessi, per un discorso di hype e di sorpresa. Grazie Toon. Sono in trasparenza, vero? Dobbiamo pensare anche un nome del rivale, ragazzi. Seretour. Beh, siamo quasi 2 anni. Dato che oggi sto iniziando una Rai Rubino, anche una bella proposta. Ma una bella Nuzlocke. Guarda, Seretour, io
sono più per giocarvelo una tour. Ci ho pensato tanto, se fare Nuzlocke o meno, e penso che con le Nuzlocke avremmo fatto probabilmente più views. Però... Lukaku va chiamato. Oddio. Stai seguendo la lezione e poi vedi il pad in terza gen. Stati tu che vai dal pad, ovviamente, ma mi sembra giusto. Allora. E qui il rivale deve essere per forza Antonio C. Ma sento aria di derby, ragazzi, questo rubì. Ragazzi. E qui Paul, via Paul, e decidete voi. Si possono fare le poll a 3? Gianma Barta, grazie mille. Gianma Barta propone Trico. Sì, si possono fare a 3. E allora voto anch'io. Mamma mia. Votate, ragazzi, votate. Guarda là. 42% Torchic, Trico, 39%, 42% Mudkip, testa a testa Mudkip Trico, testa a testa Mudkip Trico. Attenzione, Mudkip è a 5 voti. Stefano Beone, rindovino con il pardone che mi allieta la pausa pranzo, come stai? Molto bene, molto stanco, ma piano piano ora dai, si comincia a vedere la fine dei lavori in casa. Te come stai, Beone? Poi oggi ci sentiamo, vai. Senti un po' come stai. Il pipino, Beone, tutto bene? Anche il live. Attenzione ragazzi, c'è un sondaggio in corso con un Trico 45%, Mudkip 39%, Torchic ormai fuori gioco 16%. Dopo si fa un altro sondaggio fra Trico e Mudkip a questo punto, si fa il ballottaggio. Vediamo un po'. Allora, io ho sempre preso Mudkip, sempre. Torchic non lo prendevo mai. Anche perché onestamente il pollaccione... Allora, se Trico... Usiamo proprio la legge elettorale. Se Trico mi raggiunge il 51% al termine del sondaggio, vince Trico. Se invece c'è un 46, attenzione, contro 38, cioè se Mudkip sale sarà ballottaggio, così coloro, quei 59 voti che hanno scelto Torchic... Quindi ballottaggio. Andiamo verso il ballottaggio. Moderatori pronti e veloci a fare un altro subito ballottaggio, un altro sondaggio, pardon. Quindi attualmente se la giocano candidato azzurro Mudkip contro il candidato verde Trico. Trico, 184 voti contro 185 in questo momento, contro 39% Mudkip, 160. Attenzione. Ok, quindi è ballottaggio ufficiale perché abbiamo 46% Trico, 188 Mudkip, 39 non avendo raggiunto Trico il 51%. La Camera non può deliberare perché serve una maggioranza del 50% più 1. Quindi, cari moderatori, risparate un nuovo sondaggio fra Trico e Mudkip. Ballottaggio, dopodiché, qui chiaramente chi vinci. Attenzione, partito. Quindi qui molto ovviamente la farà la differenza di quelli che hanno votato Torchic, che
potrebbe stargli sulle balle Mad, chi può stargli sulle balle Trico. Attenzione, attenzione, in vantaggio nuovamente Trico, 54, 55, 54, 54%, Mudkip 45. Se la giocano, banda dei Mudkip o adesso o mai più. Tirate fuori le vostre quotazioni, infatti eccole là, 47%, 53. Attenzione, 53% Trico, 179, 160, 47% Mudkip, 53, 185, 52, si sta assottigliando il margine fra le due parti, 52%, 53, 198 voti contro 47, 180, siamo lì, basterebbe 10 persone che votassero Mudkip piuttosto che Trico e verremo nuovamente tutto ribaltato, 48, 52, 53, 47, siamo là, avete all'incirca 30 secondi per fare la vostra valutazione, 52, 48, Trico, 213 voti, 48% Mudkip, 194, siamo allo spoglio finale, mancano soltanto pochi seggi in questa maratona Pardini per la scelta dello starter di questa prima serie di live gameplay di Pokémon Rubino, 52%, 48, è un paese spaccato, è una regione di Owen spaccata questa, come vada, il popolo di Owen difficilmente si riconoscerà nell'altro starter, ma io, da presidente garantista quale sono, vi garantisco che qualsiasi sia lo starter, farò in modo che sia lo starter di tutti, ecco, 52% Trico, 48% Mudkip, 10%, 10 secondi, Cristi, e sono 2 mesi, ti seguo da tantissimo, sei stato il motivo che mi ha spinto a buttarmi in competitivo, PS, voto Trico, anche te, grazie mille Cristi, grazie mille, attenzione, sondaggio finito. Trico, 52%, Mudkip, 48%, ragazzi, Trico ce l'ha fatta così, e allora, mi sembra giusto far finire anche questa musina d'ansia, e andiamo di Trico, che, vi dico la verità, era quello che volevo anch'io, però l'avete scelto voi, perché Mudkip l'ho sempre fatto, Mudkip Torchic, mi era venuto un po' a noia. E allora noi si va con Trico e gli si dà una bella botta. Ragazzi, preparate il soprannome, eh? No, della natura ce ne fregamo, raga. Speriamo che non abbia una natura orribile, sono d'accordo. Ma io sono fiducioso, avrà una natura incredibile. E poi lo starter va preso come, ragazzi. Ci siamo? Soprannome coreano lo possiamo dare? Zlatan, ho sentito parlare tanto di te e mi sembra giusto. Io lo starter lo vorrei chiamare Xella. Dai, vi prego, facciamolo. Dai, vi prego. Allora, Trico. Diamo i nomi dei moderatori, ragazzi. Diamo i nomi dei moderatori se vi va. Diamo i nomi dei moderatori, però diamoli in maniera un po' anche tipo Trixella, una cosa del genere. Lui io lo vorrei chiamare tanto Mezzavilla, ma è un Pokémon abbastanza snello, quindi Mezzavilla non me lo ricorda per niente. Maurone ha bisogno di un Pokémon un po' più massiccio. Alla fine di questa live non avrà più un moderatore. Xeltile sarebbe bellissimo. Ma che si fa? Si chiama già Xeptile. E quando arriveremo a Lattanzi sarà godurioso, ragazzi. Xeptile, vedo che è quello che va per là. Per la maggiore. No, Xeptella, tutta la vita. Molto più ignorante. Xeptile suona troppo bene. Questa è una live cacciara, ragazzi. Non è che si può fare le ossa. Xeptella, cioè.
Xeptella tu... Sì, vabbè, domani lo dio. E allora, dato che abbiamo la grafichina di Claudio incredibile, incredibiliamola. Ve la cambio al volo. Però no, non posso. La cambio dopo. Perché me l'avete mandata, cari mod, la grafica col trico, me l'avete mandata con il... Con lo sfondo bianco. Mannaggia le vostre corna. La cambiamo fra poco. Guardiamo la natura di trico, ragazzi. Perché non vai da Brandon e si andrà da Brandon? Beh. Però prima fatemi vedere la natura. Pronti? Pronti? Natura di Xeptel. Più attacco, meno velocità. Audace. Fate conto che lui solitamente va giocato timid. E quindi più velocità e meno attacco. E va benissimo così, perché fa cagare una natura di merda. E è perfetta così. Benissimo. Però impara... Va bene così. Esattamente il contrario. È un po' come Xella, che alle volte fa esattamente il contrario di quello che gli chiedi. Andiamo. Però lo possiamo fare mixed, sì. Ma guardate, il fatto che ci sia una natura di merda è molto più folcloristico, la cosa mi piace. Io a questo punto aspetto che i mods, gentilmente, mi mandino la grafica. Così mettiamo trico là sotto. Te. Perché sto parlando con te? Non lo so. Bellissimo come non trovo... Non trovo mezzo Pokémon. Ma lo devo... Sì, grazie. Lo devo curare. Ho già curato. No. Xeptella è a posto. Pardon, Regia Ball. Me l'hai rimandata? No, me l'hai rimandata. Io ancora non ho ball. Sì, tanto in game ho speed tutto comunque. Xeptella non è un problema. Boia. Poi oh, anche averlo fisico ora può far comodo all'inizio. Maurone devi tenerlo per Warline. Hai ragione. Cioè, Maurone sarà Warline, ragazzi. Zigzatun anche, bellissimo. Gennaro Bullo, dicevo, ci sono io, ragazzi. Perché il PG donna? Per cambiare un po', ragazzi. Anche perché ho un progetto per portare un po' di donne in VGC, cavolo. Qui serve un crit, ve lo dico. Cioè, ho perso davvero contro London. Cominciamo benissimo. Ragazzi, ma queste host le sentite? Le sentite o no queste host? Le sentite o no queste host? Comunque in realtà, ragazzi, non è la fortuna del pardo, è che dovevo andare là. Se era una Nuzlocke era già game over. Sì, era già finito, ragazzi, bellissimo. Rubino. Motivo per il quale io non posso fare il Nuzlocke. Ragazzi, se io faccio una Nuzlocke, cioè mi arano e finisce lì. Io sto già pensando alla squadra che vorrò. Voglio una roba veramente ignorante. Allora, Warrine di sicuro. Poi vorrei roba che non prendevo mai.
C'era una pozione anche nel tuo PC in camera. Sì, hai ragione. Hai ragionissima. Oh, ragazzacci, io vi ricordo dopo alle 18 che noi staccheremo all'incirca per le 16. Vediamo un po' quanto ci va. Poi dopo alle 18 si fa Battlespot e si fa Battlespot in compagnia di alcuni di voi. A sorpresa, dopo è nato un bel gruppetto dentro un gruppo Telegram e io gli ho promesso che li portavo in live perché sono anche un po' l'esempio di quanto, no, possa un gruppo di iscritti far sì che nascano amicizie all'interno e come queste amicizie portino anche allo sviluppo individuale competitivo di ognuno di essi. Quindi dopo si fa una bella live di Battlespot dove giochiamo un super team veramente forte che hanno creato loro. E insomma, dopo alle 18 ne vedrete, dopo alle 18 ne vedrete. Dite, io voglio andare almeno a livello 7. Se siete d'accordo. E poi... E poi per quanto riguarda Rubino, io vi darei già appuntamento a domani, anche domani ore 14. Insomma, lo facciamo diventare un appuntamento nella fascia pomeridiana delle ore 14, non tutti i giorni. Per esempio già mercoledì ho un impegno, non riesco, però vediamo, almeno due o tre volte a settimana lo vorrei portare e insomma, chiaramente se vi va fatemi compagnia tutti. Al di là delle views, chi se ne frega, per un discorso insomma di giocarlo tutti insieme, prendetevelo come appuntamento, come quando eravamo piccoli e c'era il cartone animato all'ora X e non lo perdevamo mai. Ecco, magari stronzeggiamo un po' su Rubino all together. Come va lo studio nuovo? Molto bene, fra un paio di giorni è finito l'imbiancatura e l'impianto elettrico e poi comincio a arredarlo. A tal proposito, ragazzi, devo comprare uno sbraco di action figure, statuette, ok? Perché voglio fare una composizione dietro lo schermo con tutte le varie action figure, modelli di mie passioni, chiaramente videoludiche, fumettistiche, però non so dove prendere. Quindi se avete qualche sito che voi ritenete innanzitutto magari valido, che la roba arrivi e tutto, e... che ha della roba buona, si può anche vedere un giorno di... scelgono insieme. Parlo, sei stato piccolo? Sì, sono stato piccolo anch'io, pensa che forse non dovevo venire con 15 PS, ma ce la dovremmo fare perché il livello 7 ci dà chiaramente un crittone. Basta, a posto, vinto. Ciao Torcic. Vedo state scrivendo diversi siti. Se non l'avete ancora fatto, ragazzi, a proposito di siti, mi è venuto in mente Instant Gaming, dateci il punto esclamativo giveaway. Vi piace l'inserimento nella grafica della chat? Ma neanche un'altra. Boia Batman, il tuo amico mi farebbe notevolmente comodo. Landon, lo so che dobbiamo andare dal professor Birch. E ora ci andiamo. Grazie mille dei saluti, Espion. Comunque... io vi vorrei far notare le host incredibili. Secondo me oggi riusciamo già a farci anche una medaglia. Dove posso scriverti per un sito di action figures ottimo? Su Telegram, ragazzi. Io, sapete, rispondo a tutti. Ci metto magari un po' di tempo. Ultimamente mi sa che a qualcuno non avrò proprio risposto in realtà per impegni vari, ma diciamo che in linea generale mi sforzo e mi impegno a rispondere a tutti. Anche su Instagram rispondo a tutti. Pardo, te ne faccio una in legno, dimmi cosa vuoi. No, davvero? Allora, io avrei un sogno erotico. Perché
perché poi io tipo dietro, al di là delle action figure, che voglio mettere un action figure di quelle grandi in movimento di Goku che combatte contro Freezer, poi voglio un action figure chiaramente di Metal Gear Solid, voglio un action figure, l'ho viste, ci sono quelle stilizzate di Metal Slug, poi voglio un modello incredibile grosso dell'Enterprise di Star Trek, voglio un modello della Yamato, cioè voglio un po' troppe cose, una roba di Star Wars, ti da 2-3 mila euro. Lux, buon pomeriggio, Pardo, pensi di lasciarti anche nelle gare di talento oltre che alle palestre? In ogni caso buon divertimento. Sì, le volevo fare, qualcuna la volevo fare, sai? Aspetta, Zlatana, ragazzi, Zlatana probabilmente adesso avrà il primo sponsor, perché abbiamo le scarpette da corsa. Lattanzi non lo metto, certo, non rovino un set mettendolo pugni, stai tranquillo. E mo via 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 via. Andiamo, Zlatana, all'allenamento di Padre Pioli. Che nemmeno in questa genere. No, Lattanzone diceva dietro. Io direi di ararlo, sì. Tutti i punticini. Tipo Teilo e Zigzagoon li catturerei perché fanno comodo. Ti ho mandato un messaggio su Instagram per le figure. Grazie ragazzi, perché io lo sapete, sono un po' ignorante di queste cose. L'ideale sarebbe stato ovviamente comprarle tutto a Lucca Comics, ma mi sa che sarà un Lucca Nomics. Cosa ho pigiato? Cosa diavolo ho pigiato? Ho pigiato qualcosa che ha ingrandito il video a manetta. No, troppo piccolo. Oh raga, lo sapete che io no, troppo grande. giusto, Pardini, cosa stai facendo? Io ho i disoni, ragazzi. Ho inciampato come una bestia. Ma presente quando hai una bella grafichina e ovviamente c'è bisogno di rovinarla? Ecco, sono io. Bene, inconveniente superato. Io volevo vedere cosa c'ho nello zaino. Ah, oh, ce l'ho 5 poco quel posto. Allora andiamo. No, non è croppata, guys, è giusto. Giusto, è lievemente croppata, ma in una zona dove non... No cazzo, è croppata per davvero. Merdissima, è croppata per davvero. Devo sistemare. Ma perché prima andava e ora no? Che me l'ha croppata lui. Maledetto Streamlabs. Che non scoppi. Scusate, ma sono un maniaco. Oh, ce l'ho. L'ho fatta. Avevate ragione, ragazzi. Era croppato. Allora, io direi di far botta. Mettiamo botta. Hai visto per Lucca Comics hanno fatto delle box che vengono su Amazon, ce ne entrano una, ma nulla di che. No, non l'ho visto. Onestamente non l'ho visto. In Rubino sia Sidot che Lotad, giusto? No, in Rubino c'è Lotad, mi sembra.
Non mi vorrei sbagliare. Tipo un Pokémon che vorrei è Shiringe, ovviamente. Ve lo dico subito. Vurple! Lo piglio? No, non lo piglio. Non lo piglio. L'ammazzo. A parte non lo piglio, no, è di un allenatore. Farei anche tutto il parco lotta. Non c'è il parco lotta, perché su Rubino non c'è. Ma poi ce lo siamo già fatti il parco lotta, se vi ricordate. Facciamo proprio una serie di live con solo parco lotta, che per carità andrebbe riportato, secondo me, la serie di Smeraldo. Sarebbe da fare proprio un 2.0. Sarebbe veramente da rifare. Come mai Rubino e non Smeraldo? Guarda Frank, con la consapevolezza che Smeraldo sia ovviamente superiore in tutto e per tutto a Rubino, ho voluto fare Rubino perché Rubino è stato il gioco per me, che mi ha proprio fatto innamorare, appassionare. Quindi ci abbiamo la grafica. No, niente. Ragazzi, è Blanchett anche questo. Signori, non ce la possiamo fare a fare un'immagine senza bianco. No, non si può fare. Non ci si può fare. No, Bonnie, forse ci siamo. Ce l'abbiamo invece. Poi le sistemiamo meglio, le prossime volte. Poi si sistemano meglio, anche perché questa è venuta con i trash bytes salvata in JPEG. Fa cagare, ma ad ora ci si accontenta così. Andiamo avanti. Oh! Ma io lo sapete, sono un perfezionista. Infatti il motivo per cui i miei mods mi odiano. C'è scritto 3 mesi ma seguivo di più da un anno. Ti voglio ringraziare per i tuoi insegnamenti che mi hanno condotto in Masterball più volte. Ti auguro di crescere sempre di più. Ti voglio bene. Buon pardone. Grazie mille, Wartrock. Grazie mille, ragazzi. Non ti preoccupare. Se c'è scritto 3 mesi, quello è solo un numerino, solo una notifica. A me interessa che voi abbiate di me una... che abbiate stima di me. Poi, per carità, come detto, per fare le cose purtroppo c'è bisogno dei numeri, e i numeri in tal senso sono rappresentati da views, cioè da spettatori, e da subs. Però l'importante è la stima, così come secondo me cominciare a fare qualche assorbimentino per riprenderci un po'. Davanti o sì, noi si evolve lui. Ma infatti ora uno zigza lo prendo. Che si trova di interessante qui? Ralts? Sì, potremmo cercarlo in effetti. Sofì, buon pomeriggio sensei. Ho finito una run su Smeraldo. A proposito di gadget, devo ancora darti portachiave a forma di Snorlax. Non ti preoccupare, poi un giorno ci ritrova. Si ricambia la grafica di solito. Di nuovo Barile, esatto. Grazie mille, Sofì. Qui c'è Ralts, Wingull, Lothad. È qui, giusto?
Allora, cerchiamolo un pochino, vai. Vediamo un po'. Un Gardevoir lo potremmo fare. Pociena. Pociena non ci interessa. È sopra, ragazzi. Dite qui? È vero, è qui. Avete ragione. Io ho un po' di reminiscenze, ma... Surskit... è lì, ma è raro. Ma noi lo troviamo, non vi preoccupate. Tanto siamo a fare due chiacchiere. Ciao, commissario! Tipo, però io uno zigza lo prendo, raga. Perché serve per tutte le MN, fino a che non abbiamo 6 Pokémon, chiaramente. Pardo, lo sai che le percentuali non sono molto forti, lo so. Cioè, fammi capire. Ora vado a prendere altre bolle, perché se trovo Ralts di sicuro non lo prendo. Ora, Toon poi gli daremo... gli daremo un soprannome degno a un Pokémon più meritevole di attenzioni, ma nel mentre lui lo chiamiamo Zigzatoon, perché è il tutto fare con tutte le MN, è quello che... oh, ma ce la facciamo? Andiamo a prendere due ball prima. Seedot. Ora, abbiamo cominciato con l'erba, non mi sembra il caso di prendere Shiftry. No, Cagliostro, me ne frega niente di Seedot. Abbi pazienza. Tanta roba la grafica, grazie mille, grazie mille. Ha fatto tutto Claudione. Grazie mille ai follower anche, ragazzi. Se non avete lasciato il follow, lasciatelo. Lasciatelo, non è che ve lo devo ordinare. Se volete, se volete, se volete. Prendendo una paresi alla mano, ecco. Così sono un po' più comodo. Salve Sim, ciao Pardo, come mai oggi così presto? Perché oggi, ore 14, come vedi, ci stiamo facendo gameplay di Rubino. Poi alle 18 facciamo Battle Spot. Sarai contento di aver preso un 1% Surskit, appunto, e non un 4%. Ecco. Ralts io lo farei della squadra. Guarda se Zigzagoon ha raccolta. Giusto, ottimo, ottimo consiglio. Te. Mod, cioè, intanto che io cerco Ralts, se mi volete inserire uno Zigza. Meglio la satta o la grafica? Mi metti un po' in difficoltà qui, perché questa grafica, ragazzi, è a livelli satta. Beh, comunque, ragazzi, meglio la satta. Cioè, partiamo dal presupposto che la satta non c'è niente. L'alza è tosto a portare su, all'inizio è molto debole. Lo so, ma noi tanto abbiamo le capacità per poterlo fare. Se lo troviamo. Quando saranno queste live di Rubino? Magari l'hai già detto, me lo sono perso, sono arrivato dopo. Non ti preoccupare. Lo ripeto volentieri. In linea generale seguite i social, ragazzi. Instagram su tutti. E Facebook. Però...
in Instagram è Francesco Quardini con il 3 al posto della prima E, Francesco. Però generalmente saranno le ore 14, come oggi, quindi in fascia pomeridiana, tipo domani si va avanti. Metti il suono stereo, oddio Leowat, Gianlu, amico mio, come si fa? Vediamo se dalle opzioni ti riesco ad accontentare. È già stereo, dicevi, eh? Poi sai. Vediamo un po' se ora... Ho fatto una donazione ma forse si è persa. No, ci sta che quelle si è perso sono io. Hai ragione, cazzo. Grande! La rimando, guarda. Rubino mi ricorda la mia infanzia anche se non ci ho giocato. Ricordo i miei amici che ci giocavano. Come mai il suono del gioco è mono? Allora, appunto, il suono del gioco, cioè, ne abbiamo già parlato, non te lo so dire. Grazie mille della donazione, Gianlucone. Nelle opzioni mi dice già stereo. Però te sicuramente hai un udito migliore del mio. Ora mi ha un po' complicato, poi dopo vediamo. Ah, voi dite le impostazioni in game? Era andato su quelle proprio dell'emulatore. Bravi ragazzi. Bravi ragazzi. Ora siamo in stereo. Scusate. E si sente così tanta differenza? Beh, fammela alzare un po'. Ma questo cazzo di Rals viene fuori o no? Ora che mi ci fate fare caso la sento la differenza. Boia se la sento. Alzate il volume a manetta, lo sentite. Manda Zidane al 48248, è vero. Ho capito che è raro, ma porca vacca. Ah, si sta qui tutto il pomeriggio, ragazzi. Parliamo. Cosa avete mangiato oggi? Tutto bene? Sidot. Non lo voglio, Sidot. Se ci fosse da beccare il 5% di Miss Disnarl sarebbe easy. Infatti, noi dobbiamo prendere il 4% di Rals. Lo cerco da 7 minuti. Siete sicuri che sia qua? In effetti sì, potrei... Bingo! Ora vediamo di non ammazzarlo. È stato facile. Rals percepisce le emozioni delle persone usando le corna poste sul corpo. Raramente si fa vedere dagli esseri umani. Vuoi dare un soprannome a Rals? Sì. Raltanzi. Certo, siete dei bei babbei anche voi, eh? Mi piace. Ral.
Sarebbe bellino, secondo me, Raltanzi, però poi è un casino da pronunciare, quindi andiamo di Raltanzi. Signori, natura di Raltanzi. Audace. Ma che cazzo, ma sto trovando tutti audace. Dai. Cioè, più attacco, meno velocità. Ma no, ma che schifo. Vabbè, tanto è Raltanzi, quindi va bene. No, raga, non ne cerco un altro, voglio andare avanti. Vincenzo, 23esimo mese, grazie mille, Vincenzone. A me questa musica mi piace da impazzire. Qui non c'è da fare niente, mi sembra, giusto? Qui c'è papà. Ciao papà. Sono Zlatana. Ciao papà, sono Zlatana. Papà, io vero capo palestra di famiglia. Tu solo presta nome. Pardo, prendila così almeno a sincronismo. Se hai bisogno di un Pokémon fisico lento, lo metti prima e via. Sì, per carità, è che c'è. Non... Io me lo voglio anche godere in scioltezza, non vorrei. Pardo, guarda Telegram. Guardo Telegram. Abbiamo Telegram. Chissà se anche il suo è. Anche il suo è Brave. Non penso. Comunque via, dai. Vi accontento un attimo. Ha fatto la mia infanzia questo gioco. Sto leggendo Evolve. Che ha fatto anche la mia d'infanzia. Ha fatto anche la mia. Vediamo se mi concedete l'uso dell'acceleratore. Ne ricerco un altro. Ragazzi, siamo squattrinati. No, grazie, Pocina. Niente. Ragazzi, non vomitate, eh. Leon. Grazie mille, Leon, per l'abbonamento Prime. Ragazzi, non vomitate, mi raccomando. Seguite la mia voce. Io no, non voglio usare l'acceleratore per fare questa run, perché me lo voglio godere. Però in questo caso si tratta di non perdere tempo, perché è giusto per una velleità di natura.
Io mi do 5 Pokémon, va bene? Dopodiché si va avanti. Poi sto trovando Sidot che è raro, capito? Ma che... Dove sto andando? Eccolo, no. Vabbè, basta. E fine niente, siamo avanti. Oi, oi. Però balle naso. Ragazzi, ma queste musiche. Ma queste musiche. Ah, abbiamo solo ruggito. E io come cazzo lo alleno? Così. Oi oi. Pardo, lo prenderemo Fibas. Ma ci possiamo anche provare. Poi sarà difficile. Ma ci possiamo anche provare. Ragazzi, ai miei tempi non c'era il condividi esperienza. Bisognava mettere Pokémon, togliere, ammazzare con un altro e allenare. Ci voleva 10 mesi per portare un Pokémon al 10. Non come oggi, che vai nell'erbettina e poi sono tutti al 15 dopo mezz'ora. C'era il condividi, ma non funziona come funziona oggi. Non funzionava come funziona oggi. Condividi esperienza, lo davi un Pokémon e andava su quello. Boh, pigna. Le bacche le piglio, sì, le piglio. Ora prima batto lui, poi le piglio. Quando critto io, l'ho critto quello delle super pozioni. Una cosa positiva è che siamo tornati piena vita. Oh. Slaking lo chiamiamo. Vediamo. Il bosco petalo, ragazzi. Maurone, te sei... Se, cioè, te sei Walrein. Che diavolo. Ah, ma te non mi vuoi battere? No.
No, non è Nuzlocke, guys. Io sono veramente innamorato di questo gioco, ma soprattutto delle musiche. Le musiche proprio overall. Botta. Il rumore di mille bave è incredibile. Anzi, vi prego, lasciamo botta a Sheptai. Cioè, io voglio arrivare da Rocco Petri e fargli botta. Ti prego, voglio dare una botta a Rocco Petri, si può fare. Vi prego, tipo Dragartigli, Leafblade e botta. Ah, ma io devo buttare Ralz, cazzo. Vabbè, però, no, lui non. Ralz lo butto a qualcuno di alto di livello. Se no, tanto quel livello 3 non mi dà niente di esperienza. Cioè, chi se ne frega. Prende 17, ragazzi. È più il cambia, rientra che... Cioè, non mi sale nemmeno Trico. Lord Nosigor, ti garba? Che roba, ragazzi, che roba. Porca miseria, Brelo, me lo volevo fare, però c'ho Trico. Come si fa? Porca miseria, Brelom, se lo volevo fare. Peps, sesto me... Ma io lo piglio uguale, mamma mia. Cioè, cazzarola, ragazzi. Ma ce ne frega. Picchiato, mollo Trico nei box. Grande Fado. Fracco, il logo del Team Magma, stai male. Sei un traitor. Oh, per una volta nella vita, cazzo. Te Flavione l'hai giocato, vero? L'hai giocata la terza. Poi è cominciato dopo. Io mi fermerei qui perché secondo me di attacco rapido lo... Capace lo critto. Boh, vabbè, proviamo. Il protocollo. Dai, però non è possibile. Vabbè, non era destino prendere Shroomish. Team Magma. Ah già, qui è ruggito.
Merda. Buttiamogli a zero l'attacco a sto sudicio. Attenzione, predict. Predict. Ragazzi, ma questa musica, ma questa musica, ma c'è qualcosa di più bella? A me non sembra ci sia niente di più bello di questa musica. Che poi anche per il team acqua. Quindi sono un po' di parte. Diamogli prima una botta, un capocena. Una bella botta. No. No. Anzi, se sentite un trapano a casa Pardini, è perché ci sono i lavori. Non vi impressionate. Oh, 2 su 2, ragazzi, incredibile. Cucina? No, niente cucina ancora, ragazzi. La cucina, anche oggi la cucina arriva a 20 giorni. Montano la cucina, Pardo? No, ragazzi, non montano la cucina. Non montano la cucina. Mi hanno richiamato, mi hanno detto che forse dal 23 al 29, forse, riverranno la cucina rotta. Io, nella famosa catena, non ci comprerò probabilmente neanche più un astuccio per le penne, guarda. Cucina il DLC. E infatti la data è quello. Oh signor. Oh, Raltan, sì. Ti devi levare. Che sei R5 e fai K. Diamo una botta anche a Ninkada. Anzi, abbiamo un problema, perché questo Ninkada, come diavolo lo tiro giù? Dobbiamo applicare una strategia che si chiama fargli 2 hit che io. Ah, meno male è andato di graffio. Allora, proviamo un po'. Tipo, ora è crit. Sì, ciao. Ciao. È vero, un incade ground. Oh, abbiamo confusione. Abbiamo confusione. Pappa, 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 pappa. Pa, 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 pa. Perdonate ragazzi il sottofondo, ma c'ho i lavori in casa, finalmente. Io direi di livellicchiare un pochino Ralz, ragazzi, eh. Pardo, farai una live per la cucina? Potrebbe essere un'ottima idea, ragazzi. Pardo già mette vale i Pokémon tenere in squadra? Ni. Tipo Walrein, lo voglio.
Però al di là di quello no, non lo so. Calyrex sembra un farmaco, sì esatto, sono d'accordo, è la stessa cosa che ho pensato anch'io a Pukiak. Sì, abbiamo trovato anche il baccarancia zigzagon, capito? Lì mortacci tu, wow. Bom. Andiamo a curare. A parte andiamo a curare un tubero, perché qui... Vabbè, ho le bacca... Si dà le bacca arance. Cos'è che mi davano loro? Teone! Calyrex sarà ufficialmente un nuovo tipo. Psicofarmaco. Ma già sono andati sul farmaco con Slowking, ragazzi. L'annaffiatoio, esatto. L'annaffiatoio di Walmer. Sì, comunque Calyrex, ragazzi, è il nome di... Cioè, no, non prendiamoci per il culo. Ragazzoni, nel mentre che io livello, voi ricordatevi, l'appuntamento dopo alle 18. Uno. Due. Fate punto esclamativo giveaway in chat. Oltre che magari altre cose, punto esclamativo DLC. Se non avete ancora preso il DLC... E volete prendere su Instant Gaming? Bella, bella, questo è un buon danno, questo è un buon danno. Comunque partecipate al giveaway di Instant Gaming, raga. Ma una confusion la possiamo fare? Oh. Boia, questa ci ha visto di lì. L'ho preso nel tuo Instant Gaming. Detto così, Marco suona decisamente male. Ma ho capito, grazie. Oh, una confusion, ragazzi. Secondo te torneranno mai a fare un gioco Pokémon come questo? Ragazzi, che dire. Questi erano giochi. Questi erano giochi veri. Cioè, fammi capire, io ho fatto una confusion e lui ha preso due crit e si è sconfuso subito. Devo sculare anche lì, vabbè. Ecco, dato che questo Shroomish non lo voglio catturare, probabilmente non lo critterò. Che gioco consigli? In che senso, DJ? Uh.
da prendere con i giveaway. Puoi scegliere qualsiasi gioco, quindi non saprei. Una lotta 2 contro 2, caspita, però come fo? Lo voglio fare con Ralts. Puoi prendere quello che vuoi, quindi. Tanto correndo ci si mette un attimo, ragazzi. Io ho messo Horizon, ma sì. Metti roba cara. Metti anche roba da 40-50 euro. Ti se vinci, vinci. L'unica cosa che mi manca la terza gem per me è la Physical Special Split. Sì, sono d'accordo con te. Sono d'accordissimo con te, amico mio. È la prima volta che vedo uno zigzag ogni squadra. Poi andrà probabilmente lasciato nel box in virtù di roba più bella, fica e funzionale. Però io lo zigzag lo prendo sempre perché impara forza, spaccaroccia, surf, impara tranne volo, impara tutto. Cioè io sono a livello 7, non mi fa scappare. Guarda se ha raccolto qualche strumento utile. Bravo Leo Wattone. Bravo Leo Wattone. Strumento pepita, boia, bomba. Grazie Leo Watt. Grazie mille, pepita è utilissima. C'ho primo. Assolutamente super utile, Gianlu. Un bel Claydol, per esempio. Cioè, vorrei giocare quella roba lì. Solrock, Lunaton. Allora, Confusion su Seedot e attacco rapido su Seedot. Il crittone che ci piace. Il crittone che ci piace. Crobat anche non sarebbe male. Sì, Crobat ragazzi. No, ma che palle. Però non è possibile. Cioè, ora io capisco che Ralts è debole come la merda, ma non mi possono sempre fare sgomento e crittare. Cioè, sto facendo questo per livellare lui. Flygon lo farei volentieri, sì. Altaria non mi piace, ragazzi. Dai, livelliamo un po'.
Aggron, tanta roba. Sì, roba esotica. Solo che io, ragazzi, sono se Pokémon. Ecco. Tecnicamente non ha una gran difesa speciale. Però lui ci trade che io. Bene. Cioè questo tecnicamente ci si fa tutto con assorbimento su un trico. Qui però lo stile di lotta fisso non ci aiuta, ragazzi. Vabbè, lui facesse riccio il scudo. Sto cazzo, riccio il scudo. Ma poi, ragazzi, ma io ve ne dico un altro. Ma Manetrick è brutto? Cioè, c'è una quantità di Pokémon belli in terza generazione. Che tipo Vanette, Metagross, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Camera, cioè, c'è della roba allucinantemente bella, cioè ricordiamocelo. Marco, settimo mese di resubs, grazie mille Marcone. Livello 1, grazie mille, grazie mille. Milotic, vabbè. Pardo live in cui cerchi Phoebus e siamo riusciti a trovarlo. A dire la verità, sì. E mentre lui fa fangata. Dai che gli si fa tanto. Se si pesca una confusion. Perché battere un livello 11 con Raltanzi vorrebbe dire livellare tanto, eh. Piccolo Ralts. Piccolo Ralts. Beh. Tanta roba. Come c'è un miss, viene fuori. Come c'è un miss, viene fuori le emote di Arcanine, ragazzi. Come mai? Andiamo. Prima medaglia di oggi. Vediamo se ce la facciamo. Però sono un trico, penso che sì. Mi sa che mi conviene mettere Xeptella e andare di Assorbimenda. Già, roccio tomba ti danno. L'MT di casa, bravo, fai pozione. Almeno io t'ammazzo, ma mi refillo. Praticamente qui è come se avesse fatto pozione su di me lui. Zigzagon ha un altro strumento. Super. Nosepass mi sa che ti rovina, probabile. Ma io ero un Raltanzi. Guarda come cresce male. Dopo nome nomen, ragazzi. Povero Raltanzi. Qui non ce la faccio a... C'ho addosso il meno uno, eh. Vediamo quanto gli facciamo.
Zitto, zitto, lemme, lemme, si vede l'anno all'orizzonte. Grazie mille, il vero Tarmor Goif. Grazie mille, ragazzi. Fammi pulire da almeno uno in speed. Poi si fa un ruggitino, se ce la facciamo. Perché secondo me ora lui fa roccia tomba. Sassata, potremmo reggere, una potenza ridicola. No. Dunque Nosepass, ragazzi, è veramente bruttissimo. Miss di roccio tomba. Attenzione. No, Sassata non ha 60. Boia. Cinquantacinque, è stato, no, sono a 40. Allora, la bella notizia è che se lui ora mi fa roccio tomba, io reggo. Erbaiuto dovrebbe morire. No. Sto cazzo. Raltanzi, è il tuo momento, vai a morire. Vai a morire, Raltanzi. Bravissimo. Vabbè. Eravamo underleveled. Però abbiamo lo starter super efficace. Mi sento più ergomico. Pardor, facciamo l'evolvere ormai prima di staccare. Ma io non stacco mica ora. Non stacco mica io, ragazzi. Noi siamo avanti, ragazzi. Lasciami andare. Qui è stato rubato un pezzo alla Devon. Non prenderti la mia merce. Ho detto così. C'è da livellare un pochino Ralz, per ora. Ma una bella maratona fino alla Lega. Sti cazzi. Comunque vabbè, dopo praticamente è una maratona, perché alle 18 siamo in live in Battlespot su Spada e Scudo. Pardone, ho steso l'abbonamento livello 1 fino a novembre, ma non ti ho avvertito. Prometto di essere più presente. Non ti preoccupare, Marco. Grazie mille. Fossero tutti come te, mi potrei permettere di organizzare della roba allucinante. La fortuna è che molti sono come te. Molti. Però sono convinto che ci sono anche tanti, magari, che non si abbonano e vorrebbero farlo, ma perché banalmente non possono, e io lo capisco, e quindi non gliene faccio loro una colpa. Detto questo, ragazzi, poi se ne parlerà anche più per esteso nelle prossime live, perché lo sapete, vi rendo assolutamente partecipi del destino del canale. Ho bisogno di aumentare il livello 1, detto proprio brutalmente. Prime vanno benissimo, io ho sempre equiparato le reward per Prime a livello 1, ma ho bisogno di aumentare il livello 1. Quest'erba c'è Ninkada? Sì. Ah, come ha consigliato Leowat, bisogna prendere l'oggetto di Zigzagoon, giusto? Bravi, raga. Seguitemi. Mashup. Buono. Finalmente un Pokémon debole a Psico. Federico, pardon, ma spiega meglio. Vabbè, ora intanto vi anticipo così. Cioè, che detto banalmente, raggiunti determinati
livelli di grossezza come canale, in termini di follower, ma soprattutto di spettatori contemporanei, perché noi quando si fa le live di Battlespot in alta stagione si fa 1100, ora che è un periodo dove siamo senza tornei, con il cambio di regolamento all'orizzonte, con grande... siamo nel momento di mezzo fra i due DLC, Wishmoor e Xplowd, ce ne frega qualcosa? No. Si fa 800, 850, è strabuono, no? Quindi siamo diventati uno dei canali più grandi di Twitch. Ce ne sono molti più grandi, ok? Però, diciamo, siamo uno dei 50 canali più grandi di Twitch. Per andare oltre, io ora non voglio entrare poi nello specifico, che okay? Per organizzare anche cose come PTC2 fatte meglio con sponsor, ok? Per essere anche più presi in considerazione dalla piattaforma, c'è bisogno anche di un come dire, di un attestato di abbonamenti livello 1, che al momento non abbiamo. Ce ne sono tanti, per l'amor del cielo, non me ne sto affatto lamentando. È una questione qualitativa. Cioè, abbiamo tanti Prime, ci serve più livello 1 per essere presi anche più in considerazione come partner, magari proprio da Twitch, affinché poi ci possano aiutare a fare cose ancora più grandi. Questa è proprio la questione papale. Qui si è preso un bel velenino addosso e sono quasi costretto a andarmene. Però rischio, vediamo un po'. La baccarancia. Dobbiamo prendere taglio, sì. Ma taglio non lo prendo una volta recuperato la merce Devon? Che è una vita che non gioco a terza genere, ragazzi. Ho giocato a mille volte, ma sarà... io dio 5-6 anni che non faccio il... Dai, è tutta Pardo! King Kohai, nono mese, grazie mille, King. Lui fa rafforzatore a nastro, se non erro. Qui è un peccato avere addosso l'avvelenamento, perché... invece ce la facciamo, dai. Boh. Oh, si è fatto un bel... grafica molto figa, grazie mille. Ralz ci muore. Morto. Grafica in merito del nostro grafico, Claudione, che via via sforna dei capi lavori. Ce la farò. Ultra Ball Zigzagum ha preso. Una Ultra Ball, ragazzi. Allora, è l'edificio a due piani, se non erro. Quello sopra. Allora, quella è la Devon. Mezza, hai un messaggio per l'attanzi e sta dormendo? No, poverino. Non mi ricordo dove... e invece è qui, è la casa col cartello. Reminiscenze. Tanto Rocciatoma me lo impara qualcuno. Vabbè, ma ora non la do certo a loro due. La do certo a Ralzor. Eccolo là, Zigzatun. Fraco! Andiamo, Pardo, ti ringrazio infinitamente per avermi fatto di appassionare competitivo Pokémon. Mi raccomando, non mollare, un abbraccio da me. E chi molla, ragazzi? E chi molla? Anzi, sto rilanciando a manetta. E chi molla? Voi statemi appresso nei prossimi mesi, che vedrete, osavi sforno.
Ninkada. Rapida artigli nella scuola. Andiamo a prendere. Oh. Rapida artiglio, andiamo a prendere. E lo diamo a qualcuno. Doppio team, ragazzi. Ecco, questa cosa ci piace. La scuola però non mi ricordo dove fosse. Ma non è mica qui la scuola. Ah, sì. E vai, eh. Gli studenti svogliati assaporeranno il mio rapido artigli. Minchia. Anzi, chiamate il telefono azzurro subito. Hai capito? Che messaggi educativi che ci dava Nintendo. Comunque questo Zigzatoon, vi dico solo che ha garantito... ci ha garantito una pepita e una Ultra Ball, vi dico solo questo. E andiamo a recuperare questa merce Devon. Chi si distrae lo squarto. Sì, più o meno qui lava il messaggio era quello. Confusion. Ovviamente non si prende nessuno. Qui aveva il 50%, ragazzi. A che livello si evolverà Altanzi? Lo sapete, non me lo ricordo. 16 o 18? Non mi ricordo. Grazie del follow, Vise. 20. Né 16 né 18. 16 Trico. Questo è un mega avventuriero. Ora io purtroppo non ho molto PS, ma secondo me lui con due Confusion via giù, dai. Con un po' di culo fa riccio scudo ed è una kill gratis. 20, ok, livello 20, grazie mille ragazzi. Dannyman, perché se scrivi qualcosa dovresti rischiare di essere bannato, scusami? Poi certo, se scrivi una cosa che non si può scrivere, vieni bannato. Ma non dipende da noi, dipende da te. Cyborg! Grazie mille del follow. Pardo, come mai questo ritorno a Owen? Perché ogni tanto ci vuole, ragazzi. Esatto, come dice Milanista Forever, se scrivi la satta è brutta, veri bannato subito. Ma infatti ho scritto, ho detto, dipende da cosa scrivi, cioè quella sarebbe una cosa molto grave. Davidone! Grazie ragazzi del follow, grazie. Sapete che noto solo adesso che è croppato in alto? Vabbè. Poi lo sistemiamo per prossima live. Oh, domani ore 14 risiamo qui, raga.
Giù 979, grazie mille del follow. Dal follow. Saluti dalla Lega di Cosenza, grandissimi ragazzi. Se non ci fosse stato il lockdown vi sarei venuto a trovare. Oh, un crittone come si deve. RF Mick, un altro follow, grazie mille, grazie mille. Mi fa molto piacere, ragazzi, che abbiate accolto con grande entusiasmo questa serie di live gameplay. Era tanto che non si facevano live gameplay, almeno 2 anni. Per carità, si sta facendo tante cose seriose di competitivo, ma ogni tanto tornare anche un po' a... Ci becchiamo domani intorno alle 14, Evolve, non ti preoccupare. Perché hai scelto la skin del personaggio femmina? Per cambiare un po', in primis, e in secundis perché voglio anche sdoganare un po' questa cosa del maschio femmina, cioè, per cambiare. Umbreon Feed Dragonite, 7 mesi si festeggia con Rubino, che è stato il mio secondo gioco, quanti fills in una sola giornata. Rubino, ragazzi. Per chi si domanda perché Rubino e non Smeraldo, che ovviamente è la versione migliore, nel mentre anche Alexio lascia il follo. Grazie mille, ragazzi. Beh, dove ho giocato io... Abbiamo un'evoluzione qua, eh? Inseguimento. Diamoglielo. Mossa buio ci può far comodo. Ovviamente non togliamo botta. Anche perché siamo fisici, siamo brave. Eccala! Taglio furia, glielo diamo? No. No, taglio furia non ce lo vedo nel set, raga. Abbiamo la grafica. Abbiamo la grafica. Raccogli Baccasania, sì. Lui ho accosato. Te non mi apri. E... quel criminale se n'è andato a cavallo. Ragazzi, lui è il signor Peco, eh. Rispetto per il signor Peco. Rispetto per il signor Per.
Sto gameplay di Rubino mi fa venire voglia di giocare i prossimi remake di Diamante e Perla in 2057. Ragazzi, secondo voi escono prima i remake di Diamante e Perla o La mia cucina? Ce l'hai con me? Ehi tu, ce l'hai con me? Vuoi che ti dia una bella lezione? Ah, ce l'hai con me? Sì, ce l'ho con te. Ce l'ho proprio con te. Prima i remake. È joystick, signor Peco, ma perché? Che c'entra? Ah, ok, qui ce ne dobbiamo proprio andare perché lui è tipo bucio. Crittone, Xeptella. Così, crit via. Ciao. Pratica firmata. Ridammi lo Wingull e la merce Devon. Io, ragazzi, sono Zlatlana, cioè non è che scherzo. Forse non avete capito. Mi presento, sono il Sig Marino. Ho preso più crit in questa live in 9 mesi. Ma dopo vai ancora in live? Yes. Dopo alle 18 live di Battlespot. In compagnia di alcuni ragazzi del gruppo Telegram, ma vi spiego tutto dopo. Vi spiego tutto a dopo. La leggenda narra che sia ancora a Porto Selciapoli. Aspetta, certo, ma te vai lì, Cagliostro. Lui lì che ti aspetta. E non ti dice neanche niente che non ci sei mai andato. 10 anni. Via, diamo il pacchetto al presidente. So che hai un pacchetto da consegnare al cantiere di Selciapoli. Bene, sulla sala ti potessi fermare a Bluruvia? Vorrei che consegnassi una lettera a Rocco. Va bene, va bene. Del resto, chi non consegna delle lettere fondamentali per il destino della regione a uno sconosciuto? Grazie anche del PokéNav, caro Babbo Rocco. Ragazzi, la live è tecnicamente finita. Ma io, prima di lasciarvi, vorrei fare una delle cose più iconiche di Owen. Ossia, curare i Pokémon e poi prendere la nave del Sigmarino. Maurone, vuoi che ci bannino da Twitch per queste cose? Su, dai. Evitiamo. Mauro è il mod, ma in realtà è l'anti-mod, ragazzi. Grazie, Nico. Ok, allora bisogna scendere giù. Ci siamo. Ci siamo. Ci siamo, ragazzi.
No, ho sbagliato. Ok, basta. Ok, io direi di fermarci qua. Salviamo. Io direi di fermarci qua. Si è fatto un bel pezzo già, eh? Ci si vede, allora, dopo alle ore 18, ragazzacci, e poi domani alle 14 per riprendere invece questo rubino. Che dite? Può andar bene, no? Io mi sono divertito da morire. Voi? Io veramente da morire. Siamo già alla Lega, no, 97-1. No. No. Ci si vede dopo alle 18, raga. Un bacione.